Io oggi sono qui all'Ordine dei Psicologi per parlare e presentare un argomento molto importante, il personal branding e in particolar modo il personal branding per la figura dello psicologo. Quindi che cos'è che andremo a trattare? Innanzitutto chiariremo che cos'è un brand. Un brand che normalmente è associato ad un'azienda, quindi l'immagine che di questa azienda in qualche modo noi ci ricordiamo, l'immagine per la quale questa azienda è conosciuta. Tom Peters nel 1997 fu il primo a parlare di brand per i professionisti, cioè ci ha mandato questo tipo di comunicazione. Noi liberi professionisti è come se fossimo una piccola azienda, dobbiamo imparare a curare l'immagine che noi diamo verso gli altri. Quindi noi parliamo sostanzialmente di questo oggi, di quella che è l'immagine che noi vogliamo dare agli altri, quindi quelli che sono i nostri pazienti, i nostri clienti, e poi come sviluppare questa immagine, quindi questo insieme di valori, questo insieme di caratteristiche che noi abbiamo, che per le quali noi ci vogliamo riconoscere, farci riconoscere come unici e come farle arrivare al nostro pubblico. Si tratta sostanzialmente di passare da avere una personalità accuditiva, che in qualche modo prevede che il lavoro sia un nostro diritto, un qualche cosa che ci deve essere dato e quindi ci laureiamo e riteniamo che sia fondamentale che qualcuno ci trovi un posto di lavoro, come se fosse proprio un diritto, a essere invece imprenditivi. Non imprenditori, ma imprenditivi, cioè lavorare sul nostro brand, lavorare sulla nostra immagine, lavorare sul nostro commerciale, come se noi fossimo imprenditori di noi stessi, quindi il concetto di imprenditivi. Quindi questo è un aspetto molto importante anche, dicono alcuni esperti, in raffronto con altre professionalità. Si sente parlare in questo periodo molto di coach, di counselor. E allora qual è la differenza magari tra scegliere un coach, un counselor o uno psicologo? Beh, questo è quello che noi dobbiamo chiarire quali sono le peculiarità, le caratteristiche, le nostre forze che ci distinguono in qualche modo da queste figure che tanto oggi vanno di moda, ma che magari in qualche modo non possono dare quello che noi psicologi possiamo dare. Lavorare sul nostro brand ha proprio questa finalità.